sigillature periodiche del camper. Come e quando vanno fatte? Scopriamolo insieme! E questo è un argomento decisamente tecnico, ragion per cui ci siamo avvalsi della competenza di Rino, il nostro tecnico di fiducia. Pensavo la tua. Beh certo, sai che io sono molto esperta di queste cose. La tecnica di casa, non lo siamo nessuno. No, infatti raccomandiamo sempre, perché per questo tipo di argomenti e di competenze, di consultare chi le competenze ce l'ha, perché sennò poi vengono fuori dei risassi che non sa più fine. In generale diciamo che può valere così a livello generico, l'idea è che se tu non sai di cosa stai parlando non lo puoi fare, cioè sì, ma, se non sai cos'è una sigillatura fatela fare da qualcuno, ecco, come abbiamo fatto noi. Anche perché poi il discorso sigillature, perché è una di quelle classiche cose che poco dopo aver acquistato il camper c'è stato qualcuno che ha detto: ma senti, ma il tuo camper come hai messo con le sigillature? Sigillature? Che sono queste sigillature? Cioè, no, perché il camper è sigillato, certo, l'avranno, quando è stato fatto l'avranno sigillato, Ecco, non avevamo minimamente compreso l'idea del fatto che... E dell'importanza che queste hanno poi, tra l'altro. E che periodicamente appunto ci vadano rimesse le mani. Esatto, detto questo poi volevamo anche ricordarvi che questo è un argomento che viene molto spesso fare all'interno della nostra community, dove tra l'altro vi invitiamo ad entrare. Si chiama Community di 5 Camper su Telegram, dove noi parliamo tutto ciò che riguarda il mondo del camper e quindi anche di sigillature. Ma tanto che siete su Telegram, unitevi al nostro canale di offerte che si chiama Offerte per Camperisti, dove segnaliamo tutto ciò che riteniamo utile per la vita in camper, sempre con un occhio al prezzo che non guasta mai. Ma torniamo appunto sul nostro argomento. Questa è un'operazione che servirà a farvi dormire sonni sereni, quindi mettiamoci belli, tranquilli e comodi e andiamo a chiedere direttamente a Rino le domande di rito. Rifacimento, sigillature, cosa sono, a cosa servono e perché vanno fatte? Allora, perché vanno fatte? Per non trovarsi brutte sorprese, senz'altro. Allora, è una cosa che va rivista periodicamente, mediamente hanno durata 4 anni, da quello che suggeriamo noi, dopo va vista in funzione un po' dell'usura che hanno subito, quindi quantomeno in maniera annuale noi consigliamo di fare la prova infiltrazioni 2 volte l'anno, a inizio e fine stagione estiva, e in concomitanza si controlla anche le sigillature e i vari giunti se hanno delle criticità. Se si manifestano prima bisogna intervenire, altrimenti generalmente è saggio almeno una volta ogni 4 anni andare a ripristinarle. E questo significa se sono già state effettuate che vanno rimosse e va riapplicato lo strato di sigillante intorno almeno alle finestre, e poi di controllare le giunzioni, quelle del profilo d'alluminio a tetto, se manifestano qualche segno d'usura, e in quel caso si interviene anche lì. A cosa servono? Sostanzialmente a non far entrare acqua. Quindi in caso di pioggia ci tutelano, in quanto la guarnizione originale, soprattutto delle serie di finestre 6, S3, S4, potrebbe con il tempo sicuramente si può ritirare e potrebbe aver perso quella che è la caratteristica che conferisce l'isolamento. Quindi per questo motivo vengono effettuate successivamente da camper nuovo. Chiaramente la guarnizione rientra nella specifica e non ha senso, però già nel giro di pochi anni questa potrebbe ritirarsi o deformarsi e non avere più la sua efficacia. Per questo motivo vanno sigillate le finestre. E qual è la procedura corretta che va effettuata? Allora, la procedura corretta è rimuovere chiaramente il materiale precedentemente applicato, va pulita la superficie, va sgrassata e va riapplicato nuovamente il sigillante. Sigillante, noi nello specifico usiamo il Sika Flex 521 UV, che è un sigillante che ha anche resistenza ai raggi ultravioletti, perché parecchi pensano che sia l'acqua il problema, a quello che va a danneggiare la sigillatura. In realtà è il sole sostanzialmente, quello che va a usurare
molte delle parti dei nostri camper, quindi di conseguenza applichiamo questo materiale specifico e dopo viene fatta la stesura e viene allisciata per renderla gradevole all'occhio e per far sì che l'acqua scorra correttamente. Dopodiché si attende che in effetti faccia presa e diciamo l'utente finale non deve fare nulla. È un intervento fai da te alla portata di tutti? Allora, non è un intervento complesso, è un intervento che richiede un po' di pazienza e un po' di precisione, può essere alla portata di chi comunque diciamo è portato per questo tipo di interventi, non è assolutamente complicato, lo si può fare anche in autonomia, bisogna fare attenzione ad incartare bene affinché il risultato estetico sia gradevole, ecco, tutto qui. Io non mi sono fidato di me stesso, l'ho fatto fare a te. In questi casi possiamo intervenire noi. Ringraziamo come sempre Rino, titolare dell'officina Camper Service Bastia, dove noi siamo soliti rivolgerci per tutta quella che è la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro camper. Tra l'altro lui ha un canale YouTube dove ovviamente tratta tematiche prettamente tecniche, rimettiamo il link sia qui sopra che in descrizione per andare a vederlo ed iscrivervi al suo canale. E già che ci siete, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche anche per il nostro di canale, se ancora non l'avete fatto. Sì, perché così ogni giovedì alle 18:30 noi verremo a bussarvi con un nuovo video. In conclusione, cosa possiamo dire? Che sì, questo è un intervento che va certamente fatto. Se ve la sentite, potete farlo anche voi da soli, altrimenti se fate come noi, che non vi sbagliate certamente, affidatevi alle mani sapienti di un tecnico in modo tale qualificato. Che, sì, esatto, in modo tale che questo è un lavoro che va fatto bene, così potete preservare il vostro camper nel tempo. Ricordiamolo, l'infiltrazione è una bega grossa, grossissima, è una bega risolvibile solitamente con almeno importi da 4 cifre, ricordiamo. Perché il problema grosso, bene rimarcarlo per chi non l'ha compreso, anche noi quando abbiamo comprato il camper questa cosa non c'era ben chiara, il problema dell'infiltrazione è che quando parte, ma più che altro quando uno se ne accorge è già troppo tardi. Sì. Quando uno si accorge che la parete è molle, sente puzza o viene rilevata da un igrometro, lì sono già tanti soldini, migliaia d'euro che sono saltati, ragazzi. Quindi cerchiamo di evitarlo, cerchiamo di evitarlo. Non scherziamo con queste cose. Quello che vogliamo dire è fatelo da soli, fatelo fare da qualcuno. Ma fatelo. Purché lo facciate. Fatelo, ragazzi. L'importante fatelo. È che lo facciate. Bene, fateci sapere qui sotto nel box dei commenti cosa ne pensate. Anche voi, se avete esperienza di sigillatore fai da te, se va affidato a tecnici o avete qualcosa da aggiungere in merito a quello che già abbiamo detto, tanto noi ci vediamo sempre quando e dove? Sempre qui nel prossimo episodio su 5 in camper! 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 5